raga, ma questa partita passa alla storia. Ma che cosa cazzo ho appena visto? Allora, è vero che alla fine il Milan l'ha vinta. Poteva vincere 2-0 perché errore gravissimo dell'arbitro nelle spalle del portiere del Genoa, perché Leao stava andando in porta da solo. E allora partiamo intanto. Io non so veramente cosa dire perché ho tutto e niente da dire. Allora, partiamo dal principio. Il principio è che il gol è regolare. Partiamo dall'antefatto, proprio dal primo highlight della partita. Il gol è regolare. Ragazzi, cazzo, rimbalza qui. Il gol è regolare, ma tutta la vita. Poi arriva la mano di Pioli dopo, perché arriva la mano di Pioli. Ovviamente, cioè, il Milan sta vincendo. Pioli sbaglia la formazione dall'inizio perché fa giocare 90 minuti Jovic, che è... Io non so cos'è Jovic, uno scarafaggio, un topo, un tarpone, io non so che forma abbia Jovic, ma io penso che sia almeno giocatore di pallone che ho visto negli ultimi anni del Milan, cioè io penso sia sotto i livelli di Pellegrini. Sbaglia formazione, Milan che già un campo che è difficile perché cazzo, la Roma ci ha perso 4 con Napoli, ci ha pareggiato, il Genoa ha pure vinto con la Lazio. Vai con un turnover post Champions League dopo una partita aberrante di Dortmund. Sbagli formazione già dal fatto che Leao lo potevi tranquillamente mettere perché Chukwueze, Okafor, Leao te lo toglieva nessuno, cioè nessuno te l'avrebbe contestato. Hernandez, che era da far riposare, soprattutto perché diffidato, che cosa fai? No, lo mandi in campo. Perché penso che con o senza Hernandez questa partita non penso fosse andata diversamente. A metà primo tempo togli Okafor, che comunque Okafor sappiamo che il colpo te lo può sfornare. Metti Leao, fa giocare Jovic 90 minuti che tocca bara, non tocca tre palloni. E fa una partita aberrante, perché ormai hanno capito che il Milan è palla alta, palla alta, palla alta, palla alta, palla alta. E dopo un po' lo capiscono tutti che sono palla alta il Milan. È il secondo gol che facciamo quest'anno da palla, da cross. Il primo è stato quello a Roma, il gol di Leao. Il secondo è stato quello di stasera, con comunque il conseguente stop di Pulisic lasciato completamente solo in area. Gol, ripeto, regolare. Andiamo avanti. Al Milan manca un cambio. Cosa fai? Metti Bartesaghi e ti viene in mente che finalmente forse è il caso di togliere Kjovic per mettere Bartesaghi, che con tutto il bene che gli si può volere, secondo me diventerà anche un giocatore discreto, perché l'ho visto in precampionato, non mi è dispiaciuto, ma non ha l'età per reggere queste partite. Perché finché vinci 1-0 col Verona in casa lo puoi anche fare, ma quando sei in una situazione così pericolosa, nonostante il Genoa si sia avvicinato al gol più di 2 volte, tu metti Bartesaghi. Cosa fa Bartesaghi? Difensore, terzino adattato a centrale, una palla totalmente innocua. Lui e quel mega fenomeno Davide Calabria, che fanno? La palla? La guardano. Spunta Ekuban. E chi deve intervenire? Deve intervenire Maignan. Perché? Perché siete dei cretini, voi e il vostro allenatore che vi manda in campo, deve intervenire il portiere. Perché sennò Ekuban va davanti alla porta, si gratta l'uccello e con la punta fa gol. Il fallo c'era, il rosso pure, tutto quello che volete. E poi, e dopo è successo quello che è successo. Calcio di punizione per il Milan, ripartenza per il Milan, Martinez stende Musa, cartellino rosso anche per l'altro portiere. E oraccio perché Leao andava in porta. E Hernandez, facciamo un passo indietro. 6 partite ha giocato, perché ha giocato 6 partite di campionato.
5 cartellini gialli, 2 per proteste. Ora ditemi voi, no? Se è normale che un giocatore dai terzini più forti al mondo, di 6 partite, 5 ammonizioni, proprio oggi che doveva riposare in vista della Juventus. Anzi, riposare, doveva evitare di giocare per essere ammonito. Adesso non andiamo a giocare con la Juventus, che io credo che sia, tra l'altro, Juventus-Milan, se non vado errato, perché devo votare, ma perché non sia Juventus-Milan? No, Milan-Juventus, scusate, in casa? Senza Maignan e Hernández. Cioè, non giocheremo con Calabria, perché tanto fa giocare lui. Ciao, Tomori, e poi il resto. Io non lo so, Pioli, cosa gli stia passando per la testa, cioè... È vero che il Milan vince, ma non possiamo vincere così tutte le volte. Anzi, io penso che così, penso e spero così di non vincerci più. Però, tolto quel fatto lì. Non... Cioè, è aberrante. È aberrante perché tutto quello che si è scatenato alla fine, il gol che arriva al 90esimo, l'espulsione, Giroud in porta, è tutta una mera conseguenza di chi manda in campo i giocatori e gli dà delle istruzioni del cazzo. Perché questo è. Questa è la triste verità dell'allenatore che ci abbiamo. Ci vediamo con la live reaction domani. Statemi bene. E poi ci rivediamo per Milan-Juventus. Bacione a tutti. Sempre forza Milan.